Friuli Innovazione, che è stato il nostro acceleratore di innovazione, è nato proprio nel 99 con un progetto sulla prototipazione rapida, quindi appunto su la possibilità di poter utilizzare delle stampanti tridimensionali. Quindi oggi vedo che queste, diciamo, sono effettivamente stanno prendendo piede, stanno rivoluzionando anche tutto il sistema di quella che è l'imprenditoria individuale, artigianale, lavorando proprio appunto su quelle che si chiamano le code lunghe, cioè l'artigiano non fa più il lavoro di catena di montaggio, ma fa invece l'intervento puntuale, e valuto che appunto in 15 anni abbiamo un impatto di un'idea innovativa che diventa quotidianità. Probabilmente questo tempo, diciamo, di ricaduta andrà addirittura a diminuire. Quindi questo, diciamo, è una bella dimostrazione di come bisogna sempre fare innovazione, pensare appunto al futuro, perché il futuro è già oggi. Questo è il punto, ed è questo un po' il messaggio anche di questo convegno, che il futuro non è qualcosa di remoto, che quindi appunto uno deve immaginare che non arriverà mai, è già arrivato, il mondo è già cambiato.